Alla fine dell'Ottocento lo Stato italiano promulga una legge che obbliga ogni comune del regno a costruire un acquedotto per fornire acqua corrente e potabile ai suoi cittadini. Il comune di Carmignano intraprende un'impresa epica per il periodo e costruisce il suo acquedotto a cavallo fra il 1891 e il 1893. L'acqua viene captata alle radici del Monte Albano, in una zona confacente, attraverso i tecnici dell'azienda, un'azienda romana specializzata nella costruzione di acquedotti. Con un percorso di circa 3 chilometri, l'acqua della sorgente del Chiuso, attraverso una serie di stazioni dove viene regolata la sua pressione, giunge nella grande cisterna ipogea di Carmignano e da qui viene distribuita ai cittadini. Il percorso che ricalca il grande acquedotto storico di Carmignano permette di non solo di visualizzare questa grande opera acquedottistica, ma anche di contestualizzarla nell'ambiente e questo rende giustizia anche dello sforzo che sia il comune da un punto di vista finanziario che i tecnici da un punto di vista prettamente tecnologico dovettero esternare per realizzare questa grande opera acquedottistica e il percorso serve a valorizzare proprio questa grande opera, inserirla nel suo quadro ambientale, dove è possibile anche osservare la gestione delle acque superficiali che allora era ancora preminente negli usi agricoli dei territori che circondano l'abitato di Carmignano.